Ciao a tutti, rieccomi. Ci mancano i remagi. Io, per questione di tempo, ne ho già realizzati due, che sono uno. Due. Ho fatto un qualcosina di un po' diverso dagli altri personaggi come Giuseppe e Maria. Visto che abbiamo già terminato quel che riguarda l'interno e il femminile, adesso iniziamo a lavorare all'esterno. E appunto iniziando dai nostri remagi, ai quali poi metteremo qualcosa in mano per rappresentare l'incenso, la mirra e l'oro. E poi valuteremo che cosa. Intanto, mi scuso, ma a sovrappensiero sono andata un po' avanti. Il materiale che ci serve è la solita perlina di legno, che vi spiego, negli altri due ho lasciato del colore naturale, ma nel caso dell'ultimo, visto che deve essere di colore, ho inserito all'interno una calza, o meglio all'esterno, ho messo una calza e l'ho avvolta intorno per due volte, in modo da renderlo leggermente più scuro in confronto agli altri. Se avete una calza marrone scuro, io purtroppo ho tutto tinta carne, ma se avete una calza del colore di marrone scuro è molto meglio, arrivate già al risultato che volete. Il materiale che ci serve per questo lavoro è un cartoncino, filo di ferro, la nostra fedelissima colla a caldo, mai stare senza, lo Scotex o della carta o altro, insomma, del panno carta da cucina o anche cartigenica va benissimo, qualsiasi cosa senza problemi. Poi ci servono due tessuti in contrasto. Io ho preso, o meglio, avevo preso dell'arancio che non riesco più a trovare, eccolo. Mi è caduto il tessuto dell'arancio e dell'azzurro, tutti in cotone. Ho iniziato, come vi dicevo, inserendo la perlina all'interno di una calza e girata due volte per oscurarla un po' e fare il nostro remaggio di colore, visto che gli altri due li ho già realizzati. Ma il sistema è lo stesso, fatto uno, fatto l'altro, non cambia nulla. Allora, ho iniziato mettendo piatto, o meglio, ho tagliato una parte del tessuto, l'ho tirato e ne ho fatto un nodo, cioè uno spago praticamente. E ho messo la prima parte incollata con la colla a caldo. Poi successivamente ho girato, vedete che è girato su se stesso, ma adesso vi faccio vedere come ho fatto. Praticamente ho fatto così. Una volta fatto il primo giro piatto, ho girato il tessuto in questo modo, in modo da fare una specie di nodo sopra il cappello e a man mano che vado su lo blocco con la colla a caldo. Una volta bloccato con la colla a caldo, mi fermo quando ho realizzato una rosellina in testa, che è il turbante in pratica, ecco. Quando vedo che sono arrivata alla fine, taglio il tessuto e lo annodo all'interno della rosellina. Ora vi faccio vedere che più o meno in tutti i remaggi ho fatto la stessa cosa. Solo un po' più piccola o un po' più larga o un po' più stretta a seconda del tessuto, perché logicamente ogni tessuto si adatta alla lavorazione a modo suo. Ecco qua, ora inserisco all'interno l'ultima parte nel buco, ci metto la colla e chiudo il turbante. Ecco qua, realizzando un nodo in testa. Giustamente i tre remaggi sono tutti diversi. Comprimo un po',
non si è incollato tutto il tessuto, aspettate che lo sapete ormai che sono un disastro. Ecco qua. Io ho realizzato una rosellina sulla testa del nostro re mago. Ora mettiamo un attimo da parte la nostra testolina. Intanto controlliamo che si incolli bene e che non faccia i dispetti. E andiamo a realizzare il corpo. Per fare in modo che il personaggio rimanesse in piedi, io ho utilizzato del cartoncino arrotolato su se stesso e riempito con della carta, con del panocarta, con della carta igienica in modo che rimanesse rigido, che è praticamente la base dei nostri personaggi. In questo modo, vi faccio vedere, i personaggi restano in piedi. 1 e 1, 2 e li possiamo posizionare dove preferiamo noi nel nostro presepe. Ecco qui, anche un po' più giù. Aspettate che stringo un pochino la telecamera, perfetto. Allora, questi sono i due re magi già realizzati. Entrambi con il tessuto ricciato, con la carta igienica per renderlo rigido. In questo modo, vedete, mantengono la loro posizione. E faremo la stessa cosa anche con quest'ultimo. O meglio, prenderemo un pezzo di cartoncino, 5, 10, più o meno 13 centimetri. E taglieremo la parte finale così. Piegheremo prima il nostro cartone per ammorbidirlo un po' nella lavorazione in questo modo, o meglio lo arrotoleremo un pochino su se stesso in modo che ci sia più facile dargli una posizione. Ora che è arrotolato lo lasciamo tranquillamente aprire. Ecco qua. Ok. Ora che è posizionato, con la nostra colla a caldo lo bloccheremo. Fatelo leggermente più largo, tanto abbiamo il tessuto che va a fare il vestito al nostro bellissimo re magio. Mi dispiace, non mi ricordo i nomi dei re magi, appunto. Eccola qua. E la struttura è già fatta con un pezzo di cartone. Prenderemo il nostro panocarta e mi sento un po' cannavacciuolo in questo momento. Infilerò all'interno la carta fino a raggiungere la parte opposta, non del tutto però, perché deve solo servire da appoggio. E non deve occuparmi tutto lo spazio. Taglieremo la carta in esubero, oppure controllate prima, mettetela a pezzettini piccoli, va bene comunque, ad ognuno la scelta. Io preferisco fare così. Ecco qua, inserita all'interno e abbiamo fatto la struttura rigida. Ora realizzeremo il corpicino. O meglio, in questo caso non faremo come abbiamo fatto per Giuseppe e Maria tutto il corpo, ma faremo soltanto la parte alta del nostro personaggio. Non appena trovo il dritto, eccolo qua. Perciò ne taglieremo un bel pezzo perché dovrà fare le braccia e dovrà dare spessore. Perciò in questo caso farò ogni circa 50 cm di ferretto. Lo taglio con la mia forbice tranquillamente. Poi, come abbiamo fatto nelle volte scorse, lo pieghiamo. Mi spiace, non ho trovato la pinza, perciò userò altri sistemi comunque efficienti. Userò la punta della forbice, ma voi se avete una pinza a portata di mano, usatela. Poi prenderò la mia perlina, cercherò di forarla senza fare danni,
e una volta forata, perché è una calza, ecco qui, toglierò, metterò la colla nella parte iniziale del nostro ferretto perché andremo a formare il collo. In questo modo il nostro remaggio si bloccherà dove vorremmo noi. Ecco qui. Si vede? Adesso aspettiamo qualche secondo che si asciughi la colla, magari assottigliamola un pochino e facciamo il collo. Ecco qua. Ecco qua, e il collo è fatto. Izzi, smettila. Ok, a questo punto faremo la nostra solita asola. Aspettate che posiziono in modo che vediate meglio. Togliamo i residui della colla. Ecco qua. Perfetto, ottimissimo. Allora, incominciamo facendo un'asola per bloccare il nostro collo. Io questa volta la faccio in questo modo. Ecco qua. E poi la porterò dietro. Questa farà in modo che noi non sbagliamo sul dove posizionarlo. Poi dividerò a metà i ferretti, perché una parte dovrà fare il braccio destro e l'altra dovrà fare il braccio sinistro. Allo stesso modo, aspettate, ho fatto troppo lungo, ecco qua, prendo questa parte, giro. Esattamente come abbiamo fatto le volte scorse, solo che questa volta la parte finale la lascerò aperta, non la chiuderò, perché dovendo sostenere degli oggetti in mano, questa volta non metterò perline alla fine del braccio. Farò la stessa cosa anche da questa parte. Ecco qua. Girerò fino quasi alla fine. Ecco qua. E ora abbiamo già il busto realizzato. Nella parte finale del busto giriamo perché questo ci servirà per dare equilibrio all'interno del nostro cartoncino. Ecco qua. Prendiamo il nostro cartoncino, facciamo l'asola, il cerchio finale, la spirale finale, che si incastri perfettamente all'interno del nostro cilindro di cartone. Posizioniamolo e mettiamo la colla che vada a dare sostegno. Mettiamolo un po' dappertutto, così che si blocchi e fermi perfettamente il nostro remaggio sul suo piedistallo. Come vi ho detto fin dall'inizio, io ho voluto realizzare questo presepe con materiale di riciclo e non ho intenzione di cambiare idea ora. Perciò ecco qua. Facciamo un bel livello che sia bello resistente e che la colla fissi tutto nella sua posizione precisa. Una volta asciutto sarà rigido e sarà facile spostarlo avanti o indietro, destra o sinistra in base ai nostri gusti. Non ci crederete, ma siamo quasi alla fine.
appena si sarà incollato per benino, io ne ho già realizzati due, perciò ok. Oh, non vuole stare, fatalità, questo è l'ultimo e sta facendo i capricci. Ok, c'è stato. Ora prenderemo un altro pezzo di cartoncino perché, come vi dicevo, non ha voluto stare in piedi. Come vi dicevo, chissà, non vuole incollarsi. Ecco perché non sta in piedi. Vabbè, comunque dopo ci starà per forza perché il tessuto andrà a coprire questa parte e lo farà stare in piedi. Comunque, adesso intanto si asciuga e noi andiamo a prendere un altro pezzo di cartoncino per tagliare questa volta le manine. Le faremo in cartoncino perché è più comodo, o meglio, sono un po' più grandi che un centimetro poco più. Vedete? Più o meno 1,3 cm circa. Purtroppo, come vi ho sempre detto, io non prendo mai le misure. Non sono capace di lavorare con i cartamodelli o con le misure, ma faccio tutto a mano perché mi ci trovo meglio. La prima manina, che ci servirà anche per tagliare la seconda, posizioneremo sul cartoncino. Tanto quando fai questo tipo di manine non c'è bisogno di avere destra e sinistra, sono uguali. Basta metterle appunto a destra e a sinistra del braccio. Ok. Ecco, fatto manina, ditino e ci siamo. Apriremo la parte finale del cartone in questo modo. Perché questo ci darà l'opportunità di inserire la manina direttamente nel suo braccio, in questo modo. Metteremo la colla e poi chiuderemo. Mettete la parte più sottile all'interno, in questo caso la metteremo a destra. Posizioneremo bene, metteremo la colla all'interno, ecco qui. Posizioneremo la manina e una volta inserita bene all'interno chiuderemo il nostro cartone. In questo modo avremo già messo la prima mano. Eccola qua. Stessa cosa faremo dall'altra parte, o meglio, apriremo la parte interna della carta così, piano piano, mi raccomando, senza romperla. Metteremo la colla, posizioneremo sul ferretto e chiuderemo per benino. E il corpo del nostro remaggio è già fatto. Ora andremo a fargli giustamente un vestito. Come abbiamo fatto per Maria e per Giuseppe, ve lo ricordate? Beh, non importa, ve lo dico io. Si prende un rettangolo di tessuto. Io, come vedete, sto riciclando, non sto usando tessuti nuovi perché questo presepe nasce con il riciclo proprio. Altrimenti non avrebbe scopo la mia sfida. Ricicliamo, ricicliamo e ricicliamo. Ecco qua, togliamo quella parte di tessuto che ci serve. Poi vi ricordate, i passaggi sono gli stessi. C'è solo in più praticamente il cartoncino che abbiamo inserito alla base del nostro remaggio, le manine che non sono perle e aspettate che c'era un pezzo tagliato male. E il gilet, che è un pezzo di tessuto, un pezzo di tessuto con due buchi laterali. Ok, ora che abbiamo preso il nostro tessuto,
Facciamo come l'altra volta, la metà del tessuto e tagliamo. E facciamo un taglio centrale in modo da poter muovere bene il nostro tessuto. Ho messo la forbice, eccola qua. Facciamo un taglio fino alla metà del tessuto. Ecco qui il tessuto piegato. Andiamo avanti con la forbice. Tagliamo fino alla metà. Ok, raggiunta la metà, ci fermiamo. Questo ci servirà per inserire il vestito sul collo del nostro remaggio. Ecco qui. Vedete? Qui dietro, esattamente come l'altra volta, chiuderemo, piegheremo leggermente il tessuto con un pezzo, un po' di colla. Qui. Andremo a chiudere e solleveremo leggermente il tessuto. Facciamo asciugare. E una volta asciutto, proseguiremo fino alla fine del vestito allo stesso modo. Piegheremo. Si potrebbe anche cucire, ma io volevo farvi vedere un lavoro veloce. Perciò la colla non vuole scaldarsi bene, attacco la prima metà del vestito, piego il tessuto e lo tiro. Automaticamente si mette in posizione. Eccolo qua. Stessa cosa fino alla fine del vestito. La cosa bella è che il tessuto elastico è più facile da lavorare, senza ombra di dubbio. Perciò, se riuscite a trovare tutti i tessuti necessari per fare i vostri remaggi elastici, sarà molto più semplice lavorarli. Ecco qui, abbiamo chiuso il vestito del remaggio. Giustamente, il remaggio avrà le maniche, come gli altri. Perciò, lasceremo un po' morbido il tessuto davanti, piegheremo il tessuto sopra le maniche, ecco qua, realizzeremo le maniche in questo modo, come l'altra volta piegheremo, vediamo un po', e bloccheremo nel lato della mano direttamente con la colla. Diamo un po' di mobilità perché il braccio si deve un po' muovere, altrimenti non riuscirà a reggere. Metteremo la colla a caldo un po' sulla mano e un po' sul tessuto. Tireremo il tessuto e chiuderemo la manica. In questo momento stiamo facendo un po' una marionetta. Stessa cosa faremo dall'altra parte. Sistemeremo bene il tessuto, che a volte capita, faccia un po' quello che vuole. Piegheremo la manica come abbiamo fatto di là, appoggeremo sopra il braccio così e faremo la stessa identica cosa di prima, ovvero porteremo in posizione, metteremo la colla un po' sulla mano e un po' sul tessuto, chiuderemo e faremo lo stesso lavoro. Chiuderemo anche qui per dare il movimento giusto al tessuto, piegheremo la manica, piegheremo l'altra parte e con la colla andremo a chiudere. Non chiudetelo del tutto, lasciatelo un po' morbido perché non essendo fatto su misura in questo modo non si sposterà un po' dove vuole lui. Blocchiamo anche questo e faremo la stessa identica cosa dall'altra parte. Ecco qui, pieghiamo il tessuto. Mettiamo la colla e attacchiamo il tessuto. Ok, ci siamo. Posizioniamo bene il tessuto,
E poi prenderemo un'altra parte del nastro che abbiamo utilizzato per il cappello per fare la cintura al nostro remaggio. Posizioneremo la cintura ovviamente in vita, stringeremo un po' il tessuto, ecco qui. Vedete che assomiglia un po' a una marionetta? In questo modo potreste anche realizzare le marionette per i vostri bambini. Ed ecco qua. E abbiamo raggiunto l'obiettivo. Perciò posizioniamo, mettiamo la colla, tiriamo l'altro tessuto. E quando raggiungiamo la misura desiderata, appoggiamo direttamente il tessuto in modo da dargli la forma. Ecco qui. Poi taglieremo il tessuto in più. Voi sapete che io vado un po' frettolosamente quando faccio queste cose, perciò non basatevi ciecamente su quello che faccio io, ma cercate di farlo un po' più perfetto, perché io sono brava, ma voi lo siete molto di più. Forse per qualcuno non sono neanche io brava, ma non importa. Dopodiché dovremo semplicemente fare il gilet. Come realizzeremo il gilet? Prenderemo più o meno la misura che va dal collo alla fine del vestito. Taglieremo un rettangolo, largo più o meno il doppio, e faremo così. Io ho tagliato rotondo da un lato e dito dall'altro, come una manica, la stessa cosa. Ora vado a prendere la misura della metà, prendo a metà il vestito, cioè il gilet, prendo la misura più o meno di dove valuto io che ci sia la spalla, che è questa, piego il tessuto un po' in là e taglio la manica. Abbastanza larga perché deve prendere il manicone. Ecco qui. Posizioniamo il bello dritto in modo che prenda anche la sua posizione. Nel caso in cui non stia bene in equilibrio, potete trovare la posizione attraverso i movimenti del corpo, oppure mettere semplicemente un peso all'interno del nostro cilindro di cartone. Ora infileremo le braccia, daremo piega al nostro gilet e potremo chiuderlo tranquillamente con un punto di colla. Perciò faremo così. E così, perché giustamente anche i remagi ognuno aveva il suo stile. Quello che in più lo taglieremo in questo modo, semplicemente, e piegheremo il tessuto all'interno
con un po' di colla. Ehi, se non faccio partire un pupazzo al giorno, non ne sono felice. Ecco il vestito. Ora prendiamo il tessuto, lo pieghiamo un po' al centro, così. Pieghiamo il tessuto e mettiamolo dentro. In questo modo non si vedrà sporgere nulla. Colla. E faremo così per tutto il gilet. Potete fare la stessa identica cosa anche sui vestiti, se vi va, eh? Perché, ripeto, io do le basi, a voi sfruttare la fantasia. Perché anch'io ogni tanto curioso nelle cose che fanno gli altri. Magari trovo anche qualcosa che mi piace, ma ne prendo spunto, non lo faccio esattamente uguale. Perché mi piace essere un tipo originale. Ecco qui. A volte fin troppo particolare, ma preferisco essere me stessa. E voglio che le mie creazioni rappresentino me e non qualcun altro. Allora, vediamo un po'. Ora abbiamo realizzato anche l'ultimo rimaggio. Ci mancano solo gli occhi. E la bocca. Ecco, oh, ce l'ho fatta. Finalmente si è asciugata la colla e posso riuscire. Vedete? Che comunque lo potete posizionare come volete voi. Questo è il bello del ferretto interno. Allora, io per fare un po' prima disegnerò gli occhi e la bocca con la penna, come ho fatto con le altre immagini. Ma se voi desiderate, vedete? Poi faccio all'interno la pupilla e l'iride. Ecco qui. Ecco qui, ho realizzato tutti e tre i remaggi. La posizione la sistemerete voi in modo da dare equilibrio. 1, 2 e 3. Ora dovremmo fare e i contenitori dei doni per Gesù. Perciò realizzeremo una scatolina in questo modo. Mettiamo un attimo da parte i remaggi. Ecco qui. Faremo una scatola. Tagliando un rettangolino, anzi precisamente due, prenderemo un pezzo un po' più lungo, vedete una striscia, e io non prendo misure, più o meno un centimetro comunque, lo sapete già, sono fatta così. A me piace improvvisare e metteremo la colla tutto intorno facendo partire dal bordo quello che abbiamo tagliato. Facciamo asciugare per benino, poi mettiamo la colla anche dall'altro lato.
incolliamo bordo per bordo la nostra scatolina. Ecco qui, faremo la stessa cosa. Poi faremo stessa cosa anche di qua, solo che in questa volta la metteremo anche in questo bordo, in modo che diventi una scatola vera e propria. Eccolo qua. Chiuderemo la scatola, diamo il tempo di asciugarsi. E abbiamo realizzato quasi il primo dono. Se avete della carta da appacchi, vi consiglio di impacchettarla, oppure se preferite usare dei brillantini per renderla un po' più come dire, un po' più di classe. Allora, metteremo anche il suo coperchio. Ora vi faccio vedere come quello che intendo, ecco. Abbiamo fatto la prima scatola, però giustamente così non dice nulla. Diamogli un attimo forma. Mettiamo un secondo da parte la nostra colla vinilica. E cerchiamo di rendere un po' più carina la nostra scatola. Ad esempio, utilizzando uno smalto andremo a dare un effetto un po' più carino. Diamo qualche secondo che si asciughi prima di passare alle altre parti. Nel frattempo prendo il brillantino. Mi metto sopra un cartone, altrimenti troverò brillantini dappertutto. E con i brillantini andrò a dare quel tocco più di classe alla nostra scatola. Ecco qui. Farò la stessa cosa per ogni lato. Ok? Magari mi giro un po' la telecamera. Metterò lo smalto. I brillantini ci sono già. Mi basta fare così, che ce li ho tutti attaccati al dito. E passare un lato alla volta fino a quando abbiamo finito la nostra scatolina. Ecco qui. E qui faremo finta che ci sia l'incenso.
Ecco qui. Anche nella parte posteriore della scatola, parte bassa o sul fondo, come volete dire voi, faremo lo stesso lavoro. Qui. Questo sarà il primo dono per Gesù che metteremo momentaneamente da parte. Poi faremo un altro tipo di scatola questa volta. Faremo magari più alta, perciò taglieremo un quadratino. Non più rettangolino e faremo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Accendiamo la nostra colla a caldo. Ecco qui. Perfetto. Prendiamo. La facciamo più alta. Sempre con il suo coperchio, ecco qui, taglieremo un altro quadratino uguale a quello che abbiamo tagliato prima, in modo da fare il coperchio. In questo modo, diciamo, qui ci sarà l'oro, qui porteremo la mirra e nell'ultimo l'incenso. Ora che abbiamo fatto cadere il quadratino, che se non cade non sono io, avvolgeremo di nuovo con la nostra colla come abbiamo fatto prima. Metteremo sul bordino. Ui, esagerato. Il bordino, appoggeremo il bordo qua. Aspetteremo qualche secondo che si asciughi, appoggeremo e faremo la stessa identica cosa che abbiamo fatto con la prima scatola. Diamo il tempo di asciugarsi, passiamo dall'altra parte. Ecco qua. E faremo la stessa cosa anche qua, solo che essendo al termine la metteremo anche sul bordo superiore, qui e qui. In questo modo chiuderemo la scatola esattamente come abbiamo fatto prima, taglieremo via l'esubero e metteremo il coperchio. Finita la scatola, eccola qua. Aggiungeremo coperchio mettendo la colla tutto intorno. E chiuderemo la nostra scatola. Questa volta, per renderla un po' più, faremo dei bordini con della gomma crepla, mi sembra che si chiami. Non ne sono molto convinta, ma dovrebbe essere così. Perciò metteremo sui bordi così e attaccheremo la nostra gomma crepla. Io avevo questo materiale a casa, ma voi potete anche usarne altro, eh? Io sto solo dando un esempio per come fare le scatoline dei doni dei magi. Può essere un'idea, ecco, per rendere una scatoletta un po' più pregiata, dato
si è asciugata la colla. Ecco qua, ci ho messo troppo tempo. Ok. La colla. Potrei anche averla coperta tutta, andava bene lo stesso. Prendo le misure, taglio un pezzettino in più. Ecco qui. Si taglia anche con le dita, l'ho scoperto ora. Ecco qui. Poi non lo so, possiamo fare dei disegni particolari, tipo dei rombi. Qui. Attaccarla nel centro e rendere una semplice scatola o qualcosa di particolare, ecco qua. Così. Fare anche gli altri bordi. Molla, la colla dispettosa non mi fa lavorare. Ecco qua, mettiamo nei bordi qua. Uno. Sono piccole idee che però possono cambiare l'aspetto di un qualsiasi oggetto. Qui uno, tagliamo anche questo. Ah, no. Dove è andato? Ecco qua, facciamo un altro bordo. Qui tagliamo un altro bordino e visto che ci siamo tagliamo anche l'altro. Beh, insomma, ora attacchiamo uno dei regali ai nostri remagi. Vieni qua, vieni qua e vieni qua. Ok, facciamo anche l'ultimo bordo. Eccolo qua. Perfetto. Non l'ho incollato nella parte iniziale, ma provvediamo subito. E poi non lo so, insomma, attaccateci un po' di perline, di brillantini, quello che avete va bene tutto. Ad esempio, potrei anche fare così, per renderlo ancora più di lusso o come volete voi. Potrei aprire queste perline. Sono solo idee, lo ripeto, e poi ognuno fa quello che preferisce. Se riesco ad aprirle, ci sono, non ci sono. Ah, queste sono nuovissime, non lo sapevo neanche io, lo sapete? Queste sono nuovissime, perciò si apriranno quando tolgo lo scotch. Beh, insomma, in pratica non riesco ad aprirlo. Ah, ce l'ho fatta. Vedete?
all'interno così, un po' di colla, e mettete un po' di perline in questo modo. Renderete le scatoline gioielli. Ecco qui. Vedete? Stessa cosa dall'altra parte. Farete un passaggio con la colla in generale. Prenderete le perline e ce le butterete sopra. Così. Lasciate il tempo che si asciughi. E diventerà una scatola gioiello. Stessa cosa di qua. Prendiamo altri colori. Ecco qui. E faremo a questo punto l'ultimo colore anche con questo. E avremo trasformato una scatolina di cartone in qualcosa di prezioso. Eccolo qui. E ora saremo anche fieri di portare il nostro dono a Gesù. Vi faccio vedere quella che ho realizzato prima. Eccola qua. Non è ancora ben asciutta, ma rende l'idea. Prenderemo i nostri remagi e mettendo in posizione le braccia dei nostri remagi andremo a dare loro i doni. Ecco qui. Metteremo un po' di colla da un lato, un po' di colla nell'altro e posizioneremo i doni nelle loro mani. In questo modo. Lasciamo il tempo che si incolli ed ecco qui il remagio con il suo dono. Ora prenderemo l'altro remagio che non vuole stare in piedi, dispettosone. Metteremo un po' di peso, consegneremo anche a lui il suo dono, però questa volta con la cosa bella, il dono, lo prenderemo in mano in questo modo. Ecco qui, uno, due, e prenderemo il dono così. Lasciamo che si asciughi un po' e poi posizioniamo. E questa sono io che tolgo con la colla, eh? Lui ci sta in piedi, ve lo garantisco. Eccolo qui. E anche lui è diretto da Gesù con il suo dono. E ora ci manca l'ultimo dono, che sinceramente non so come realizzare. Non ho bottigliette di quelle misure, perciò faremo così. Andremo a formare una palla dorata. Prendendo gli avanzi degli altri doni e realizzando una forma un po' particolare. Ecco. Utilizzeremo gli avanzi per coprire i buchi. Ecco qui, in modo da realizzare una specie di pallina. Ecco. Vediamo un po'.
così daremo anche l'ultimo dono. Ecco qui. Perché io ve l'ho detto sempre, io non parto con progetti, io creo al momento. Perciò non era previsto nulla di quello che ho fatto finora. Copriamo i buchi. Ecco qui. E renderemo anche questa gioiello, facendo così e così. Prenderemo le perline direttamente dalla scatola, così. E andremo a fare così. In questo modo renderemo anche questa scatola un gioiello. Ecco qui. Tempo che si asciughi. Ed ecco qui. Ed ecco un altro gioiello. Oops. Sono i miei e questi sono i miei tre re magi. Uno, due e tre. Manca solo una cosa nel mio presepe, ma li realizzerò allo stesso modo in cui ho fatto gli angeli nei video precedenti. Perciò, se avete fatto anche voi il presepe e volete terminarlo, e volete aggiungere gli angeli, tornate indietro e vedete e guardate nei video precedenti in quale modo li ho realizzati. Per fare la stella neanche ve lo insegno. Vi dico solo usate della carta, del cartone, della gomma crepla in modo che sia già glitterata, ecco. E adesso ve li faccio vedere nel loro presepe. Ferma! Ed ecco i tre re magi davanti al nostro Gesù Bambino, a Maria e a Giuseppe, che adesso però toglierò perché li rimetterò il giorno della Befana. E come vi ho detto prima, per gli altri accessori, o meglio gli angioletti, potete trovarli tranquillamente nei video precedenti. E l'unica cosa che ci manca ora è aggiungere le luci. Eccomi qua. Io la mia sfida l'ho vinta. Ho finito il presepe prima dell'arrivo di Natale. E ne vado fiera. A me piace un sacco. Spero piaccia tanto anche a voi. E se così è, dopo aver visto il video, mettete un like. O lasciate un messaggio e soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Mi manca solo un'unica decorazione natalizia per un muro bianco. Dopodiché terminerò con le creazioni festive e inizierò a creare tutto il resto. No, ve lo ripeto. Lasciate un like oppure un messaggio, ma soprattutto iscrivetevi, iscrivetevi e iscrivetevi. Ciao!